Ciao ragazze, oggi vi parlerò di un trend che a me piace tantissimo. È arrivato qui in Italia dopo aver spopolato negli Stati Uniti. Si tratta dello smalto matte. Deborah Milano ha creato una vastissima gamma, la Sense Tech. Infatti ci sono vari colori, il verde giada, il rouge noir, il blu, e sono colori molto carini che possono essere utilizzati sia sulle dita delle mani che sulle dita dei piedi, soprattutto con i sandali, e possono essere un'ottima alternativa al classico smalto lucido. Ora procediamo con la preparazione dell'unghia. È necessario preparare l'unghia al meglio in quanto questi smalti matte non necessitano di applicazione della base e né tantomeno del top coat. Per preparare l'unghia utilizzo la lima a 6 facce. Vi avevo già spiegato nel primo video come utilizzare la parte più scura a grana grossa e la parte più chiara a grana fine. La parte più scura a grana grossa si utilizza per limare l'unghia e andare a scegliere la lunghezza desiderata. Vi ricordo di non utilizzare a zigzag la lima in quanto questo movimento rovina l'unghia e tende a sfaldare l'unghia. Quindi si deve procedere in un solo verso, dall'esterno all'interno, in questo modo. Con la parte fine andiamo negli angolini e andiamo a rifinire ancora meglio l'unghia. Ok, a questo punto procediamo con la preparazione della superficie dell'unghia. Per facilitare i passaggi, Deborah Nailspace su questa lima ha segnato i vari step, lo step 1, lo step 2, lo step 3 e lo step 4. Lo step 1 serve per eliminare eventuali imperfezioni sulla superficie dell'unghia. Quindi si procede in questo modo ed eliminiamo le varie imperfezioni. Ok, poi lo step 2 serve per eliminare invece le striature, perché a volte le unghie presentano delle striature verticali che sono antiestetiche e rovinerebbero poi l'asta di usura dello smalto. Lo step 3 serve per eliminare i segni della limatura e l'eventuale polverina che si è accumulata negli angoli. Ok, lo step 4 serve per lucidare la superficie dell'unghia. L'unghia a questo punto è perfetta e possiamo procedere alla stesura dello smalto. Abbiamo scelto il color geranio, il numero 6. Vi sconsiglio di sbattere la boccettina per rendere più fluido lo smalto, in quanto si potrebbero creare delle bollicine. Eventualmente potreste far scorrere la boccettina tra le dita in questo modo, che è un movimento un po' più delicato e quindi non si presenteranno le bollicine. Si procede in questo modo, si ruota lo stecchetto della confezione in modo da far colare il prodotto in eccesso e si sfrega la parte del pennellino in questo modo per permettere alla goccia di scendere. E si procede con la stesura dello smalto. Lo smalto va steso in 4-5 passaggi. Si posiziona il pennellino in questa parte e si fa la forma di un arco lungo le cuticole in questo modo. Poi si passa una parte centrale e l'altra curva della parte destra. In questo modo è più facile distribuire il prodotto. Per evitare sbavature si consiglia di lasciare quel millimetro lungo le cuticole. Se avete fatto una piccola sbavatura sulla pelle, si può eliminarla facilmente utilizzando la penna correttore. Questa penna correttore è molto utile in quanto si può agire di precisione
e si può utilizzarla ben 300 volte, adatta per 300 applicazioni. Vi riassumo i prodotti che ho utilizzato: la lima 6 facce, lo smalto della linea Sainstack, il numero 6, color geranio, e la penna correttore. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile per voi. Ci vediamo alla prossima, ciao!